gli israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: Io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli israeliti. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore vostro Dio. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fina e granulosa, minuta come la brina sulla testa. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Parola di Dio.